Inizia da domani con una mostra al Museo Malmerendi, un mese dedicato all'esplorazione geologica e speleologica all'interno del Parco della Vena del Gesso. Dal 23 settembre al 22 ottobre l'ente di gestione del parco, in collaborazione con la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, ha organizzato una serie di eventi che spaziano da convegni, serate divulgative, mostre, escursioni e documentari per scoprire il parco in compagnia di archeologi, geologi, geografi e speleologi. Tutto ruoterà intorno a due argomenti: il lapice specularis, il gesso trasparente che gli antichi romani utilizzavano come vetro, presente in abbondanza all'interno del parco che ospita le maggiori cave italiane, e la frequentazione antropica delle grotte a partire dalla protostoria fino ai giorni nostri. Le iniziative per il pianeta Terra arrivano anche a Faenza. Domani inaugura una mostra al Museo Malmerendi dedicata alle grotte, ai speleologi, allo zolfo. Che tipo di mostra sarà? È una mostra che ricorda i minatori morti a Marcinelle attraverso la presentazione delle ricerche fatte dalla Federazione Speleologica nelle miniere di zolfo della Romagna orientale, da cui molti minatori poi sono emigrati all'estero proprio per poter vivere. Era nel 60° anniversario e noi abbiamo svolto per 3 anni riesplorazioni di tutte le miniere di zolfo della Romagna orientale, in particolare Perticara, Formignano e altre, e quindi abbiamo ritenuto opportuno riportare a conoscenza tutti questi bellissimi luoghi, ma anche testimonianza del duro e faticosissimo lavoro e delle condizioni sociali di queste famiglie. Questa è la prima iniziativa di una serie che farete all'interno del Parco della Vena del Gesso. Che altre iniziative organizzerete? Sempre in occasione della mostra verrà presentato il volume che riguarda gli studi che abbiamo fatto in quel territorio, uno studio multidisciplinare che affronta diverse tematiche riferite al territorio. Poi la settimana prossima, il 27, il 28 e il 29, ci sarà il terzo convegno sull'apis specularis, un convegno internazionale dove affronteremo le tematiche legate all'uso di questo particolare tipo di gesso e soprattutto uno studio sui reperti rinvenuti a Pompei, a Ostia e in altre località italiane e della Spagna. Seguirà la settimana dopo un secondo convegno riferito alla frequentazione antropica da parte appunto dell'uomo nelle grotte dell'Emilia Romagna, e anche qui per la prima volta viene data una sistematicità a tutte le conoscenze che abbiamo acquisito sulla frequentazione dell'uomo nelle grotte a partire dal periodo protostorico. Nel nostro territorio la Tanaccia, il Ratiberio, la grotta dei Banditi e altre grotte che abbiamo nel tempo scoperte e dove l'uomo ne ha fatto uso per svariati motivi. Poi nell'ambito della settimana del pianeta Terra lì faremo 3 conferenze, una domenica 15 ottobre riferita appunto alla riesplorazione nelle miniere di zolfo, dove presenteremo documentari in particolare che permettono di comprendere come sono oggi queste miniere, lo stato di fatiscenza in cui si sono ridotte, come si dice dalle nostre parti. Seguirà il mercoledì successivo una conferenza a Bologna riferita alla candidatura da patrimonio dell'umanità all'UNESCO dei gessi dell'Emilia Romagna, per concludersi venerdì sera, sempre al Museo Malmerendi in questo caso, una conferenza degli studi paleoclimatici che abbiamo fatto sulle grotte della Vena del Gesso da parte dell'Università di Bologna. Sabato, domenica 22, ci sarà una visita guidata in grotta con geologi e speleologi. Federico Lega per Faenza Web TV.